Salve a tutti ragazzi, sono Kenigmark e questo è un nuovo video sul canale di Shogunato Italiano e oggi siamo qui di nuovo su Total War Shogun 2 e cercheremo come al solito una partita classificata uno contro uno di terra. Visto che non voglio che il video venga troppo lungo e noioso, taglierò ovviamente i caricamenti e la ricerca giocatori. Quindi ci vediamo direttamente alla schermata di impostazione della battaglia. Bella! Bene, eccoci qua, l'ha trovata abbastanza velocemente devo dire. Quindi metteremo, siamo a fondi medi, esercito medio Black Army, ce la giochiamo così, che dite? Allora, sì, dai, facciamo una partita più entusiasmante, più interessante. Quindi, ready when you are, vi presento leggermente, velocemente l'esercito. Quindi due cavalieri monaci che con naginata, di cui una col bonus versus cavalleria. Un samurai con naginata abbastanza appato in difesa. Due katane con 21 in attacco corpo a corpo, che sarebbe 23 volendo, però io gioco Renio e non gioco l'istruttore di Yagyu. E dei monaci guerrieri con 20 di difesa. Quindi questo è l'esercito, questi servitori. Comandante sempre comandante famoso e spadaccino abile. Bene, quindi io aspetterò il mio avversario e ci vediamo direttamente sul campo di battaglia. Ed eccoci qui sul campo di battaglia, come avevo detto due secondi fa. In realtà erano un po' di più perché il caricamento è stato molto lungo, per fortuna lo taglio. Ho già imboscato le mie due cavallerie perché lui ha l'informatore Shinobi. Quindi l'esercito è molto piccolo, devo dire. Mi sono reso conto adesso che le unità sono proprio poche. E ce la dovremmo giocare quindi molto bene. Allora, mettiamo il generale qua, forse un po' più indietro è meglio. Tac, tac. Allora, la formazione principale è pronta, io mi butterei a prendere il bonus della difesa. Allora, il mio avversario è un 6 bronzo, quindi non dovrebbe esserci niente. Ho fatto una cavolata a giocare il stanco della vita e non cuoco di fuoco, vabbè. Quindi non dovrebbe essere troppo impegnativo, si spera, però non si può mai sapere, magari è bravo. Vediamo, allora, I'm ready. Non mi sembra uno di molte parole, visto che prima non mi ha risposto, ma vabbè, io comunque lo aspetto. Minot, perfetto. Ah, vi faccio vedere intanto l'unità, e il mio generalozzo che adesso non ha più quell'elmo da, vabbè, non posso dire da cosa ce l'aveva l'elmo, da soggetto che aveva prima, ma l'elmo della competizione del clan livello 1, perché sì, siamo riusciti ad arrivare primi con il clan, non so in che modo ancora. Ed eccolo qui, se vi piace. Se tocca aspettare troppo lo taglio, però intanto... Now? Ok, è pronto, a posto, non volevo aspettare più di tanto. Perfetto, iniziamo. Oh Jesus, ha una formazione bella chiusa di Ashigaru. Vabbè, le cavalerie meglio se le spostiamo qui. Bene, ha un esercito molto numeroso ma non forte. Le cavalerie monaci vengono agghinata. Vabbè, contro le mie non possono nulla, sono molto più deboli queste. Sì, queste hanno, sì. Qua c'ha Yashigaru con arco, che dobbiamo non fargli far nulla perché già i miei uomini sono pochi. Per fortuna non ha moschetti. Il generale, vabbè, più spadaccino che altro non ce l'ha il fino alla morte, quindi va benissimo. Ok, dovremmo buttarci con l'esercito principale addosso. Sì, sì, si può fare, non è... L'unica cosa è che devo buttare questo qui. Cosa vuole fare? Davvero? Mi sta girando con le cavallerie. Che vuole fare? Infatti, dove vai? Se vuole prendermi il generale, non farà una bella fine. Eh sì, mi sa che vuole prendermi il generale. Vabbè, intanto buttiamoci addosso. Almeno si sa muovere l'unità. Ho capito che vuoi fare, maledetto. No, no, non te lo faccio fare, fidati. Dai, avevamo già preso il bonus, se non mi avesse interrotto. Correte, correte.
mi sta bersagliando quelli che volevo che bersagliasse, ossia gli ausiliari e non i samurai. Bene. Vediamo cosa succede qui. Oh Jesus. Sto perdendo un po' di colpi, mi sa. Ok, no, 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 no. Oh, sta laggando. Oh, vai, 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 vai. Bene così. A posto, come volevo. Bene così, ok, il bonus l'ho preso. Sì, appena in tempo, può pure levarmelo adesso. Tu vai a proteggere il generale. Tu vai qua e tu vai qua, adesso. Una bella carica laterale agli acciai, non ve la toglie nessuno. Sì, sposta le unità. Dai. Vediamo cosa succede se tu ti impegni perché... No, qua! Me li stavo facendo prendere. Prendi gli arcieri, bene. Bene così. Samurai, massacrate. Ok. Urlo, urlo. Bene così. Vediamo i combattimenti, le facciamo vedere un po' di azione, tanto la partita ormai dovrebbe essere andata. Un po' di sangue è quella. Ok, tu pensi di uccidermi il generale con quelle due unità? Vabbè, in effetti sarebbe una buona mossa. Però hai finito tutte le unità. Bene, qui è finita. Forse me lo accoppa il genere. Qua c'è un'unità di cavalieri che sta totalmente immobile. Ok. Dai, generale, fino alla morte, resisti. Dove sei? Bene, bene, bene. Sì, fanciulla lì. Dov'è il mio generale in tutto questo? Vabbè, da qualche parte sarà. Boh, non lo trovo. Vabbè, tanto è finita. E quindi sarà una vittoria di misura. Comunque alla fine non è andata male. Spero che la partita vi sia piaciuta. Dovrebbe venire non troppo lunga, quindi abbastanza facile da guardare. Non ho fatto un gran commento perché alla fine stavo pure un po' attento alla partita. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Vedo che purtroppo cioè, i video vengono abbastanza visualizzati, ma non troppo commentati. E questo mi. Cioè, da una parte sono contento che vengano visualizzati, ma da una parte mi dispiace perché non so se effettivamente c'è qualcosa che si può migliorare. Quindi vi invito veramente a commentare, ma seriamente non ci guadagno nulla nei commenti io. È solo per sapere perché ci tengo al canale, comunque penso si veda, ci teniamo sia io sia Gianmarco. E quindi vorremmo sapere cosa ne pensate. E quindi per oggi è tutto e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!